opzione dei collegi territoriali. Perché se voglio dare rappresentanza equilibrata a tutto il territorio di una città metropolitana, un sistema elettorale per collegi è più funzionale che non un sistema elettorale per liste. Quindi ribadisco questa esigenza, lo ribadisco che c'è qui il ministro Lanzetta, perché è una questione su cui ancora riflettere. Siccome si voterà il 28 settembre, l'Election Day, diciamo. Di qui al 28 settembre, se si vuole, c'è il tempo per un adeguamento normativo che consenta l'opzione tra le liste e i collegi. In ogni caso, una cosa importante, Camagni, tra le tante che ha detto, voglio riprendere, e cioè la governance, noi non dobbiamo pensarla e costruirla, gli statuti da questo punto di vista possono essere molto importanti, non solo come governance istituzionale, c'è poi una dimensione sociale partecipativa. Perché un'istituzione funziona in quanto i cittadini si identifichino, una società si identifichi. La città metropolitana è un'istituzione nuova. Il grado di identificazione non è dato soltanto dal fatto che tu la istituisci. Devi trovare dei meccanismi partecipativi e di identificazione sociale che facciano assumere la dimensione metropolitana anche agli attori di quel territorio. In parte sta già avvenendo, da me. Sindacati, camere di commercio, unione industriale stanno pensando di riorganizzarsi su scala metropolitana. Benissimo, credo che sia così anche in altri territori. Allora, come questo lo sosteniamo dando riconoscimento anche statutario nello statuto a questa articolazione sociale che accompagna e arricchisce l'intelaiatura di governance istituzionale? Infine, due ultime questioni. Una prima questione è relativa al rapporto con le regioni. Il relatore che uno dei relatori che ha detto fino adesso le regioni sono state assenti, no, io sono più esplicito, fino adesso le regioni sono state contrarie. Quindi dobbiamo sapere che su questo c'è un punto politico, non normativo, da dirimere. Io penso che le regioni sono essenziali nella vita del nostro paese, ma le regioni sono nate nel 1970 per due funzioni, di legislazione e di programmazione. Poi a questa se ne aggiunge una terza che è ovvia, che è anche di gestione su policy di scala regionale. Ma al di sotto di questo, i compiti gestionali che la legge li riserva ai comuni. Mentre in questi anni noi abbiamo avuto una pervasività e una invasività in tutte le regioni, di qualsiasi colore politico, no? Tendente a assorbire competenze gestionali alla dimensione regionale. Nel momento in cui nasce la città metropolitana, questo non può avvenire, perché la città metropolitana nasce esattamente nel presupposto che hai bisogno di dare sanzione istituzionale a un'area integrata, forte, ad alta densità di sviluppo, ad alta intensità di capitale umano, tecnologico e finanziario, e quindi gli devi riconoscere poi le potestà, le prerogative e i poteri per essere una città metropolitana, perché noi facciamo nascere la città metropolitana non come un esercizio istituzionale, ma per adeguare il livello istituzionale a un dato di realtà, perché le città metropolitane esistono già sul fronte socio-economico, no? Sono già realtà integrate che sono nate e cresciute e vissute. Quando uno pensa a Milano, non pensa a Milano nei suoi confini amministrativi, pensa alla grande Milano, no? Che esiste non da oggi, esiste da 40 anni o 50. E quando pensi a Torino o Bologna, pensi a, no? L'insieme, l'aggregato socio-economico, culturale che si è determinato attorno a un capoluogo. E noi adeguiamo istituzionalmente, adeguiamo sul piano istituzionale quello che è la realtà e ci mettiamo nelle condizioni di, lo sta facendo la Francia con la legge che è stata approvata recentemente, lo ha già fatto l'Inghilterra, lo ha già fatto la Germania, no? Ha una dimensione metropolitana che è fondamentale per mettere i nostri territori nella possibilità di essere competitivi. Vi racconto solo questo piccolissimo episodio, poi chiudo. A un certo punto incontro una banca d'affari, una delle principali banche d'affari internazionali, per ragionare di attrazione di investimenti. E discutiamo, già avuto, loro mi dicono: lei ci sta dicendo una serie di cose interessanti, però guardi,
sulla scena mondiale si agisce intanto su alcuni parametri filtro-selettivi prima di valutare nel merito. E un parametro selettivo è la dimensione demografica. Per cui le realtà che stanno, che si presentano integrate sopra il milione vengono considerate, sotto il milione non ci sono. Perché non è una dimensione interessante per gli investitori. Beh, fare le città metropolitane in Italia significa far passare la soglia del milione a una serie di realtà che, se vengono assunte soltanto nella loro dimensione amministrativa cittadina, stanno sotto. Significa cambiare il rapporto con gli investitori internazionali e per le politiche di sviluppo. Torino città ha 970.000 abitanti, Torino città metropolitana ne ha 2 milioni e 2. Cambia il rapporto immediatamente, no? Con gli investitori e con le politiche globali di sviluppo, eccetera, eccetera. Allora, se è così, però, appunto, le città metropolitane sono istituzioni forti, non sono istituzioni fragili e deboli. E quindi deve essere riconosciuta la loro funzione e il loro ruolo, e questo significa, appunto, ricollocare questa cosa nella revisione del titolo quinto. Poco da fare. La seconda questione è riferita ai comuni. Nella istituzione delle città metropolitane aleggia un sospetto, no? Che va fugato dall'inizio, se no. E il sospetto è che il capoluogo assorba e sottragga competenze agli altri. Allora, questo non è così, perché la legge intanto non sottrae alcuna competenza ai comuni. Quindi è giusto parlare di città metropolitana come di città di città. Nessuna delle competenze che oggi è in capo ai comuni viene tolta ai comuni dalla legge, primo. Le risorse della città metropolitana saranno risorse proprie, non vengono sottratte risorse che i comuni hanno, poche e tante oggi sulla base della legislazione. La struttura amministrativa della città metropolitana è distinta, ereditando quella della provincia, dalla struttura amministrativa dei comuni e non c'è assorbimento di nessuna funzione. Quindi questo va detto, se no noi partiamo col piede sbagliato. C'è un problema in più, che secondo me è stato evocato, io ci credo molto e lo metterò al centro come presidente dell'ANCI del prossimo congresso dell'ANCI. Tutta la riforma che noi stiamo mettendo in campo, città metropolitane, province di secondo livello, revisione titolo quinto, là si può gestire con una struttura, e se ha al suo centro, come io penso, i comuni, tu la puoi gestire efficacemente se ti poni il problema di quali sono le dimensioni ottimali del soggetto comunale. Questo è il tema vero. Perché 8.000 comuni, 5.000 dei quali con meno di 5.000 abitanti, attenzione che sono una dimensione che richiede di essere rivisitata. Vi parlo ancora della mia realtà. Piemonte, 1.206 comuni, 800 con meno di 1.000 abitanti. Città metropolitana di Torino, 315 comuni, 270 di quei 315 con meno di 3.000 abitanti. Chiaro? Allora, il grande tema che si pone ai comuni è come i comuni diventano protagonisti di questa riforma, rilanciando con forza il problema delle unioni comunali e, dove si ritiene ci siano le condizioni, delle fusioni. Perché, stando ancora al mio esempio, se un conto è gestire ogni giorno una città metropolitana di 315 comuni, altra cosa è gestire ogni giorno una città metropolitana con 80 soggetti comunali. Non solo per me che lo devo fare, ma per il peso tra la città capoluogo e gli altri comuni. E lo stesso ragionamento nel rapporto con le regioni, perché noi abbiamo un bel dire, come ho detto io, le regioni in questi anni si sono allargate e hanno invaso, che è la verità. Ma quando nella regione Piemonte tu hai su 1.206 comuni 800 con meno di 1.000 abitanti, ma ancora grazie che la regione ha espanso le sue funzioni. Se no molte funzioni chi le faceva? Tu puoi legittimamente dire alla regione: riconduciti alle tue funzioni di legislazione e di programmazione e lascia ai comuni quel compito di gestione che la legge gli assegni, se i comuni sono messi nelle condizioni di poter gestire, se no è inutile di fai un proclama vano e anche velleitario. E allora il vero tema che
che noi dobbiamo essere in grado di vedere è che nel momento in cui andiamo a questa grande riforma con le province di secondo livello e le città metropolitane, si pone il problema di rilanciare con forza una grande campagna di riorganizzazione della dimensione comunale, che metta tutti i comuni nella dimensione gestionale adeguata, e quindi una grande campagna di unioni, e dove si ritiene ci sia le condizioni, poi tanto si passa attraverso il referendum dei cittadini, anche le fusioni. A me colpisce che io ogni mese vengo chiamato in qualche posto d'Italia per ragionare non di unioni, ma per ragionare già di fusioni. Vuol dire che il tema è vivo, se no non capiterebbe. E allora io penso che questo è l'insieme delle questioni che noi dobbiamo vedere. Grazie. Ecco, a proposito di organizzazione e di flussi di gestione delle competenze e di interazioni tra comuni, dimensioni e quant'altro, al sindaco Merola, che si è spesso occupato del tema, vorrei porre anche il problema della interazione fra le città metropolitane, il capoluogo, e gli altri capoluoghi della regione che in qualche maniera in questo momento orbitano attorno alla città metropolitana, nel senso che si viene a creare una necessità di interazione per trovare una sorta di cerniera fra il livello regionale e quella del comune capoluogo. Ecco, come si può sfruttare questa rinnovata organizzazione per creare delle ulteriori volani alla forza di produzione di opportunità di un territorio? Certo, ma riprendo una cosa che ha detto il nostro presidente, il sindaco Fassino. Innanzitutto, ragionando bene sui limiti e le opportunità dei confini amministrativi, noi arriviamo con 20 e più anni di ritardo a riconoscere istituzionalmente una cosa che socialmente ed economicamente si è già affermata. Nella nostra situazione concreta, nel nostro sistema urbano regionale, i confini amministrativi della città metropolitana vanno vissuti come il processo costitutivo della città metropolitana, ma la stessa legge di Del Rio prevede la possibilità di accordi e collaborazioni con i comuni confinanti. Quindi dobbiamo da subito ragionare che questa città metropolitana deve candidarsi ad essere, come abbiamo detto in diverse occasioni, la porta d'accesso vera al sistema urbano regionale e quindi un vantaggio competitivo per l'insieme dei comuni del nostro sistema urbano regionale. Quindi non chiudersi in una rivendicazione di ruolo prioritario o di capitale generica, ma dimostrare con i fatti che per fare funzionare meglio e rendere più attrattivo, più competitivo il nostro sistema urbano regionale, le funzioni attribuite alla città metropolitana sono un vantaggio per l'intera comunità regionale. Quindi dobbiamo muoverci in questa logica. Io ho cominciato già a incontrare i sindaci su questo, a cominciare da quello di Modena, di Reggio e di Ferrara, perché andrà costruita questa prospettiva, in particolare su tutti i temi che riguardano la crescita economica, il tema delle infrastrutture, il tema dei fondi strutturali europei, il tema delle politiche ambientali. Quindi le dimensioni geografiche vanno valutate non in una logica amministrativa chiusa come paletti, ma sulla base di considerazioni istituzionali, politiche. Molte delle questioni che dobbiamo affrontare possono avere un sostegno propulsivo da parte della città metropolitana. Penso all'integrazione dei sistemi fieristici e all'integrazione dei sistemi del sistema aeroportuale, ad esempio, così come penso al tema delle aziende di trasporto pubblico locale. Fassino già faceva presente che le regioni hanno avuto un ruolo necessitato o di supplenza. Poi la realtà delle regioni è bene far presente che è molto variegata.